siamo contenti, molto contenti di presentare questa iniziativa che va nella direzione dei giovani, quindi che tende a promuovere quelli che sono i valori del nostro sport tra i più piccoli. Oltremodo positiva e ricalca una linea che è stata già tracciata da tempo sull'attenzione ai giovani, inteso in questo caso come settore agonistico e quindi il settore giovanile, sia con investimenti nelle strutture ma anche in risorse umane e nei giovani allo stadio, con le iniziative che abbiamo lanciato con la Kids Stand, il Fan Village e tutte le altre legate all'intrattenimento dello stadio. Però Viva apre una platea più vasta, che è quella dei ragazzi, dei bambini che si avvicinano al nostro sport. E quindi è importante che i club che sono attenti a questo potenziale bacino di sportivi, non solo dei tifosi, creino una serie di iniziative come questa. Il Bologna, il nostro club, vuole essere avanti su questo tema, perché riteniamo che sia giusto che il club si impegni in attività che possano diffondere la passione per lo sport. Oggi il calcio, pur non perdendo praticanti a livello di settore giovanile, siamo abbastanza stabili come numero di tesserati della federazione, ha però dimenticato quella che è stata soprattutto il calcio italiano, la sua forza negli anni, cioè il calcio non organizzato, quello non strutturato, che si giocava per strada, negli oratori. La mia generazione ormai sono abbastanza grande, ha formato però talenti che hanno portato poi il calcio italiano ai vertici in ambito tecnico. E costruendo quindi con la passione, con la voglia di imitare i grandi giocatori giorno per giorno nelle strade, ha costruito anche questo patrimonio di tifosi, ha creato questa simbiosi forte tra il tessuto sociale e lo sport. E qui andiamo su questa direzione, è una prima iniziativa, è ovvio che ci vorrebbe un impegno molto più ampio che riguardi le istituzioni politiche, quindi quelle locali, legati a riportare il calcio all'interno delle scuole o delle strutture associative, nei playground, dove fosse possibile. Noi lo facciamo con questa School Cup, che va verso i ragazzi delle scuole elementari, quindi ragazzi e ragazze, perché abbraccia anche un settore dove noi siamo molto attivi, che è quello del calcio femminile, e quindi che vuole portare i ragazzi a praticare la nostra disciplina in un ambiente competitivo, ma dove si insegnino quelli che devono essere i valori reali dello sport, del calcio, cioè quindi il rispetto dell'avversario, la competizione leale, il rifiuto per ogni forma di discriminazione. Insomma, questo lo vogliamo portare, e lo vogliamo portare insieme a Montreal, in un ponte ideale che si crea non oltre che tra i due club, che sono due club fratelli, gemelli, ma tra le due città, perché la stessa iniziativa verrà replicata in tempi diversi a Montreal, e poi ci sarà un'unione finale delle due competizioni. E questo è un primo passo, un segnale del lavoro che molti di noi stanno facendo per creare delle sinergie fra, non solo quindi fra i club in termini tecnici e organizzativi, ma anche per quello che riguarda l'attività dei settori giovanili, ma anche di quello che chiamerei proprio lo sport di base. Questo ne va un bel passaggio, secondo me, un bel ponte ideale fra le due città. Credo che elaborare quindi una ampia e divertente partecipazione a tutti i ragazzi, che bambini e bambine che saranno protagonisti di questo torneo. Passo la parola ovviamente ai nostri amici per l'illustrazione ovviamente dell'iniziativa. Grazie. Prego. Sì, io sono davvero molto, molto lieto di questa
iniziativa a nome dell'Ufficio Scolastico Regionale che ha patrocinato l'iniziativa e naturalmente nelle persone del nostro direttore dottor Bersari e dottor Schiavone per l'ambito territoriale di Bologna. L'iniziativa è a nostro parere assolutamente apprezzabile sotto molteplici aspetti. L'aspetto principale è avvicinare bambini della scuola primaria al mondo dello sport e in particolare al calcio, perché è un mondo che evoca, suscita nella mente di un bambino degli scenari incredibili. Io credo che il bambino che si avvicina allo stadio intraprende un viaggio che non dimenticherà mai, e in questo veramente, insomma, io ho il ricordo mio personale da bambino, la prima volta che mio padre mi portò allo stadio, e una serie di emozioni si intrecciavano tra di loro, perché effettivamente era come vedere all'improvviso uno scenario, un mondo che effettivamente si è visto in TV, si è visto da lontano e poi a un certo punto lo si vive da protagonista. E questa iniziativa mi pare colga nel segno, nel senso che avvicina proprio i ragazzi più piccoli in uno scenario che a volte purtroppo non sempre diciamo asseconda questa esigenza, perché troppe volte lo stadio è invece diciamo vede protagonisti diciamo per un clima che forse non è esattamente quello familiare, per cui l'obiettivo di iniziative di questo tipo è proprio quello di portare poi allo stadio le famiglie, i bambini, e in questo senso mi pare anche questo gemellaggio bellissimo tra Montreal e Bologna è un'esperienza davvero significativa e bella che ha un valore educativo che va oltre anche il senso dell'iniziativa in sé. Noi dal canto nostro, come ufficio scolastico, naturalmente stiamo cercando, c'è qui la professoressa Vicinelli che ha coordinato